Il primo ad intervenire sarà Nicola Cristiani. Bravo! Buonasera. Carissimi concittadini, buonasera. Voglio aprire il mio intervento rivolgendo a voi un saluto affettuoso. È per me motivo di orgoglio essere nuovamente qui in questa splendida piazza, piazza nella quale vengo a propormi come candidato a carica di consigliere comunale con Andrea Guidante sindaco. Questa sera sono qui per esporre il mio programma e sviscerarlo con voi. Lo vorrei tanto, ma mi perdonerete se perderò solo pochi minuti per puntualizzare alcuni punti. Punti toccati giorni fa dal candidato sindaco Vincenzo Santacata. Vi chiedo scusa, non è da me entrare a gamba tesa in questioni di inconsistenza politica, ma il nostro caro Vincenzo sta cercando di imbancare persone oneste. Sì, perché Vincenzo, nell'ultimo comizio, te lo dico, hai fatto solo sceneggiate. Caro Vincenzo, in un tuo video hai mostrato il tuo casellario giudiziario. Bene, quando vuoi posso farti vedere il mio. Io non ho mai ricevuto nessun avviso di garanzia, né sono in attesa di sentenza. Ti ricordo inoltre, non so se te l'hanno fatto sapere, sono stato invitato anche da alcuni componenti della tua lista, offrendomi una candidatura per me o per una delle mie figlie. Avete insistito tanto, ma tanto tempo, e tutto questo mi ha fatto tanto onore, ma ho altre aspettative per i vicignani. Per cui coscientemente ho deciso di scendere in campo con la lista numero 2. Caro Vincenzo, ma se avessi accettato il vostro invito, sarei comunque dovuto scendere dal palco? Tu, come altri della tua lista, giudicate solo per la convenienza e l'opportunità. E questo è il vostro ideale politico, il vostro cambiamento? Vorrei infine sapere, ma quando avete stilato la lista numero 1, sapevi chi erano i candidati? Quando affermavi dal palco determinate illazioni, lo sapevi che dietro di te avevi i figli, i generi, i nipoti? Io ci ho messo la faccia, mi sono riproposto perché con la mia esperienza potrò sicuramente dare qualcosa di positivo a questo paese. Voi invece avete utilizzato il classico specchietto per le lodere. Vicignano ha bisogno di certezze, non di teatrini. Vicignano ha bisogno di sicurezza, non di sceneggiate. Ora, tornando a cose più serie, e mi scuso ancora con tutti i gricignanesi, vi esporrò le linee guida del mio programma. Per me viene prima Gricignano. Bravo! Partiamo dall'inizio. I have a dream. Io ho un sogno. Sì, perché carissimi amici, io ho un sogno. Il mio sogno si chiama normalizzazione. Bravo! Normalizzazione per me è dare lavoro a chi non ha lavoro, offrendo più progetti e più corsi formativi per i nostri giovani. Aiutare le persone in difficoltà. Tra di noi ci sono molte famiglie che non arrivano a fine mese, dobbiamo garantire loro un aiuto. Per gli anziani, instaurare il nuovo progetto vacanza, con il quale in passato molti di loro avevano possibilità di visitare nuovi posti.
Ed infine, non meno importante, aiutare quelle famiglie nelle quali sono presenti persone diversamente abili. Tutto questo con serenità, umiltà, impegno e rispetto. In poche parole, normalizzare la vita di tutti ci riusciremo? Certo che sì, soprattutto con il vostro aiuto. Sono sicuro che il 10 giugno voterete con coscienza e serietà, voterete la lista numero 2 e al grande sindaco con preferenza Nicola Cristiani, naturalmente. Buonasera. Grazie mille Nicola, ora subito il dottor Andrea Moretti. Buonasera a tutti. Sono abituato a impostare le campagne elettorali nella più assoluta tranquillità, coerenza e anche rispetto per l'avversario. Per cui il mio intervento che avevo preparato, come al solito lo faccio scritto per evitare, per evitare fraintesi e quindi evitare anche di offendere l'avversario e soprattutto portare avanti le istanze e i programmi che sono della nostra squadra. Io vi leggerò il mio comizio di questa sera e poi naturalmente alla fine faremo qualche considerazione così a braccio sui nostri avversari politici. Naturalmente questa campagna elettorale volge al termine e quindi io voglio soprattutto rivolgere un affettuoso saluto ai cittadini di Gricignano con l'invito a riconoscere e premiare le ragioni e i contenuti della lista Uniti si può fare. Le avete conosciuti tutti, già l'altra volta si sono presentati e quindi avete potuto notare che questa è una vera squadra, una squadra completa e dove peraltro ognuno di noi ha dato il proprio contributo per la stesura del programma elettorale, grazie al quale renderemo Gricignano ancora migliore, proiettandola nella dimensione cittadina di un futuro che è già presente. Bravo! Siamo abituati ad ascoltare la popolazione e questo è una dote importante, interpretarne i bisogni, le aspirazioni e i sogni pure. Questo è ciò che vogliamo fare e sono sempre più convinto che il voto premierà la nostra lista e di riflesso anche l'amministrazione che ho avuto l'onore di rappresentare, di guidare e che ha tanto lavorato, come dicevamo nei giorni scorsi, in termini di programmazione e in termini progettuali. Come vedete, barzellette continue, è difficile confrontarsi sui programmi con questi avversari. Per la verità, programmi io non ne ho sentite, sono programmi scarni e irrisori, fatti solo di battute. Ci troviamo purtroppo anche a commentare qualche disputa letteraria e linguistica dei giorni scorsi con i vocabolari
esibiti. Bravo! Ma naturalmente i vocabolari, come diceva lui stesso, servono a fare scena. Ma noi ed io stesso sono una persona concreta che ha fatto della serietà e della cultura del lavoro prerogative personali e di vita. Non so quanti altri possono dire la stessa cosa. Portato il vocabolario, l'ha sfogliato, poi naturalmente senza leggerlo, ha dato un'interpretazione personale fuorviante. Non c'è da meravigliarsi, viviamo nei tempi in cui le fake news e dei tempi della fake news e della disinformazione. Se si legge con più attenzione il dizionario, la parola accozzaglia vuol dire turba confusa di persone sgradevoli. Ci rendiamo conto che la nostra lista, questa squadra, è a loro sgradevole. Però per cui o non ha letto bene, oppure, e questo è ancora più grave. Io penso invece che lui sappia leggere bene, ci mancherebbe, tanto di rispetto all'amico Vincenzo, ma lui ha dato un'interpretazione personale o forse addirittura in malafede della parola. La politica è sempre un divenire e Gricignano non va eccezione alla regola, per cui i cambiamenti sono nella logica delle cose. Per la questione contestazione poi, insomma, condividere una contestazione così palese ed incivile fatta da sostenitori, ritengo, dei nostri avversari politici, è una cosa veramente molto grave. Bravo! E soprattutto perché si ritiene che questo sia un aspetto della democrazia. Scusate, questa non è democrazia, questa è inciviltà. Si confonde la democrazia con lo schiamazzo pianificato a tavolino. Questi sì che sono una ciurmaglia non affidabile, e un capolista serio ed affidabile non può dare sostegno a tutto questo. E vi cito una frase che io ho trovato proprio subito dopo, la conoscevo, ma ve la ripropongo perché è di tanti anni fa, attribuita a Voltaire, ma forse anche falsamente, ma che è emblematica e la dice lungo sul concetto di democrazia e tolleranza. Dice questo, ve la dico molto scandendola bene: non sono d'accordo con te, ma darei la vita purché tu possa esprimerti. Quindi dare la vita, cioè fare il possibile perché ci si possa esprimere liberamente, invece questa accozzaglia, questa ciurmaglia volevano impedirci di esprimerci. E la cosa grave è che il capolista dice che è giusto, perché secondo lui questa era contestazione. Ed io ribadisco ancora una volta che questa è palese inciviltà. Per cui quanti al giorno d'oggi, chi si comporta diversamente naturalmente può essere paragonato ai barbari invasori di un tempo che fu. I cittadini di Gricignano sono consapevoli di tutto questo e sicuramente vi bocceranno. A chi ha fatto parte inoltre della mia amministrazione ed è stata premiata anche con incarico di assessore, avrebbe fatto meglio a rimanere in silenzio.
che hanno sciorinato una serie di progetti, ma lui sa bene, e anche l'assessore Arrami sa bene ai servizi sociali. Voglio ricordare che i progetti per i diversamente abili sono stati tutti realizzati, naturalmente di concerto con l'ambito socioassistenziale, anzi è stato fatto anche qualcosa in più, perché l'assistenza materiale nelle scuole la deve garantire il personale ADA della scuola stessa, mentre a Gricignano abbiamo garantito noi con i fondi comunali. Acquistato un pulmino nuovo per il trasporto dei bambini diversamente abili con i fondi del bilancio comunale, con i servizi che viene svolto regolarmente da un LSU stabilizzato per tutta la giornata, il centro riabilitativo multidisciplinare. Per quanto riguarda questo, i progetti finanziati sono regionali e condivisi con l'ambito socioassistenziale, ma chi parla di queste iniziative nazionali e diffonde disinformazione. Così come non condividiamo l'idea di un parco attrezzato esclusivamente per diversamente abili, perché non vogliamo che questi bambini vengano ghettizzati. Bravo. Ma anzi, farli partecipare a un centro multidisciplinare che sia conforme anche per la loro accoglienza. Ed è un concetto diverso. Quindi noi parliamo di iniziative portate avanti in maniera concreta. Tutto il resto è aria fritta. Dice bene il nostro candidato sindaco Andrea Aguilante, quando ormai si è arrivati alla fine della campagna elettorale, lui spesso dice è canritte. A parte le sceneggiate, i nostri avversari non hanno concluso niente e non hanno detto niente. Sceneggiate! Cittadini, vi invito quindi a premiare un'amministrazione concreta che ha dimostrato attitudine al lavoro, all'impegno per i propri concittadini e che le ha idee chiare su quanto occorre ancora per migliorare la nostra comunità anche in termini di vivibilità. Un discorso a parte meriterebbero le iniziative di divulgazione e prevenzione che saranno utili per crescere come comunità, rendendo la nostra società sempre più addestrata e consapevole in questi anni. Nelle case che ho visitato, questi aspetti del nostro programma sono stati apprezzati come elementi di novità e qualità. Non a caso, puntiamo a rendere Gricignano una comunità cardioprotetta ed abbiamo inserito nel nostro programma iniziative in tal senso. Concludo, anche perché devono parlare un po' tutti e quindi daremo spazio un po' a tutti i nostri candidati. Concludo invitandovi a votare la lista Uniti si può fare. Una squadra, come dicevamo, competente e completa. E nella prossima amministrazione la presenza del sottoscritto, abbiamo sentito Vittorio Lettieri quanta enfasi ha messa nelle sue stupidaggini. E nella prossima amministrazione la presenza del sottoscritto, il dinosauro, sarà garanzia per tutti voi di affidabilità e serietà. Non a caso si fa il sindaco 4 volte. Quando lo farà anche lui 4 volte potrà dire quello che vuole. Anzi, dirò di più, io credo che lui qui sia un abusivo perché ci doveva stare il padre, ma probabilmente non c'è potuto stare. Io voglio veramente concludere e dirvi che Gricignano è cresciuto da comunità agricola, qual era alla fine degli anni 80, importante centro urbano, snodo tra Caserta e Napoli. Se la crescita è avvenuta in maniera ordinata, parte del merito va anche al sottoscritto. Bravo.
Quindi io non voglio aggiungere altro, anche perché probabilmente dovrei uscire, come si suol dire, fuori dal seminato, e io sono una persona ben educata. Io ti auguro, caro Lietterino, di diventare anziano come mi accingo a diventarlo io. Ma abbi rispetto per gli anziani, perché non è sufficiente aprire un circolo per gli anziani, bisogna averne rispetto e parlarne con educazione, anche dei dinosauri, anche della preistoria, perché la preistoria e la storia ci possono insegnare tante cose che non hanno insegnato a te. Mi avevano detto che avevi fatto scuola di recitazione, bravo, ma non sapevo che c'era anche la scuola per clown e saltimbanchi a Roma. Cittadini, non voglio andare oltre, anche perché ci saranno sicuramente altre sfuriate, non lo so. Il 10 giugno alle porte, e se potete date la preferenza al sottoscritto votando la lista numero 2 con Aquilano Andrea sindaco. Sono onorato di fare il cucciolo. Significa che non sono attaccato alla poltrona. Sono un umile servitore di voi cittadini. Il 10 giugno votate la lista numero 2 e date anche la preferenza al sottoscritto Andrea Moretti. Grazie a dottor Moretti per le bellissime parole. Ora consiglia del signore. Vado liscia io stasera, eh? Sì, sono brava. Buonasera a tutti. Questo è qualcuno che me l'ha tirata. Ripeto. Buonasera a tutti e grazie di cuore per la vostra presenza. Pensando a cosa avrei potuto dire una volta salita su questo palco, mi sono giunte nella mente in questo lasso di tempo tantissime idee. Certamente tenendo in considerazione il programma elettorale, ma soprattutto i molteplici problemi che richiedono attenzione e attivo impegno da parte di tutti noi, cercando nelle nostre possibilità di risolverli nei migliori dei modi. In questo periodo, segnato da tante attese e da tanti desideri, mi sono posto una domanda molto importante e significativa. Per un attimo mi sono spogliata dei panni di candidata per vestire quelli di comune elettrice che crede nelle istituzioni, cercando di pormi una domanda. Cosa vorrei sentire da una candidata? Vorrei ascoltare, anzi sentire la persona prima del candidato. Vorrei sapere il motivo che l'ha spinto a candidarsi e soprattutto a capire in che modo pensa di aiutare le persone e l'intera comunità. Vedete, la scelta di candidarmi non è una scelta scaturita da un'ambizione, ma dal fatto che sono una gricignanese. Chi mi conosce sa molto bene che sono una persona testarda e determinata. E quindi, cari amici, ho deciso di mettermi in gioco in questa opportunità politica, cercando di fare nelle mie possibilità qualcosa per la nostra Gricignano, mettendoci l'impegno personale. Noi siamo consapevoli di non poter risolvere tutte le problematiche che affliggono il nostro paese, ma crediamo un impegno sinergico per garantire la serenità e il bene di tutti. Bravo!
Abbiamo creato un programma semplice, lineare e dettagliato. Il mio impegno sarà quello di dare il via all'istituzione della consulta delle donne, ultimamente un po' scordata di Gardiciniano, che permette di aumentare la partecipazione delle donne nella vita politica, sociale ed economica. Permette di poter attivare iniziative di carattere socioculturale finalizzate all'integrazione delle donne e alla valorizzazione della famiglia. Donne indipendentemente dall'appartenenza etica, politica, religiosa, madri, studentesse, imprenditrici, donne di qualsiasi età e genere. Essa avanza proposte al Consiglio e alla Giunta, può rilasciare pareri su richieste della Giunta quando riguardano atti che vedono le politiche delle donne e soprattutto quelle delle famiglie. Un altro impegno da parte mia è quello di dare una valida e fattiva collaborazione a tutte le associazioni di volontariato presenti sul nostro territorio, già operanti ed attive, ed è questo assolutamente necessario per lo sviluppo del nostro paese. Conosciamo bene quali sono le esigenze delle associazioni, così come sappiamo bene l'importanza che hanno sul territorio, un vero tesoro di coinvolgimento da valorizzare e promuovere. Siamo e saremo sempre favorevoli ad ogni attività di aggregazione, cercando di evitare spazio e tempo alla noia, che è una vera e propria nemica dei giovani e di tutti noi. Se ci date la possibilità, noi sosterremo costantemente tutte le attività di tutte le associazioni operanti in campo sociale, aggregativo, sportivo, provvedendo alla stipula di convenzioni. Questa è la realtà di quello che dobbiamo fare, non quello che fanno loro. All'assegnazione di fondi sulle basi delle valutazioni, di progetti che verranno di volta in volta presentati dalle varie associazioni. Sarà compito del Comune svolgere un'attività di coordinamento, raccogliendo e organizzando tutte le iniziative di carattere sociale, favorendo il coinvolgimento di tutte le associazioni di volontariato nei vari settori. Orbene, dovete sapere che il ruolo delle donne non sarà quello di primeggiare. Vogliamo avere un ruolo chiaro e preciso, vogliamo essere integrative, poiché pensiamo che mettere insieme le nostre caratteristiche con quelle degli uomini si può creare una sinergia amministrativa diversa, sensibile, aperta ai suoi cittadini. Ricordiamoci tutti che il 10 giugno è una data importante per noi gricignanesi, non per quello che loro dicono che vincono, ma perché si va a votare per la prima volta rispetto agli anni precedenti, delle donne finalmente faranno parte della giunta comunale. Noi donne della lista numero 2, Uniti si può fare, dimostreremo le nostre capacità con i fatti, lavorando sodo, perché per natura siamo abituate a farlo. Non ci arrenderemo dinanzi a nessuna difficoltà e ostacolo. Ci siamo messi in gioco insieme ai giovani e alle persone di esperienza che vedete presenti su questo palco questa sera dietro di me. Quello che privilegia nel nostro gruppo è la sinergia, e questo ad altri fa rabbia. Siamo una squadra compatta e unita, non persone messe lì per dividere le persone o realtà familiari. La differenza sta nelle idee, nei progetti e nella voglia di fare tanto. Abbiamo trascorso la bellezza del tempo insieme nel lavorare ed ogni singola persona che vedete dietro di me ha dato il suo contributo, dal più giovane al più anziano, nella più corretta e democratica pratica del fare. Infatti saranno la correttezza del nostro Uniti si può fare. Noi siamo liberi, ragioniamo con la nostra testa, abbiamo le nostre idee chiare e non ci facciamo plagiare da nessuno. I rapporti di fiducia li costruiamo nel tempo, la stima ce la guadagniamo con l'impegno e con la coerenza e con la considerazione per gli altri. Anche in questo dobbiamo crederci assolutamente, è uno stile di vita, non una maschera da indossare soltanto nel periodo elettorale.
A me interessa la sostanza rispetto agli altri, alle idee degli altri. Difendo la coerenza, alcune mie idee, anche se dovessi andare contro i miei stessi più cari. A questo mi è stato insegnato e in questo continuerò a credere e a trasmettere la tutela del cittadino, la fiducia di collaborazione con le istituzioni. Si tratta di una sana competizione in cui ciascuno di noi, coerentemente con le proprie idee, ha sempre creduto e che ora ha deciso di offrire un valido contributo al nostro Paese. Voglio chiudere spendendo un pensiero per le donne della mia lista, che sono onorata di farne parte e non siamo una lista come Ceccola qualunque. Ricordatevi la bellezza di essere persona e donna. Alcune si adoperano nel sociale, non a chiacchiere, con i fatti, ed esigono rispetto e apprezzamento. Elettori e elettrici, il 10 giugno votate la lista numero 2, Uniti si può fare, onorata di farne parte con il nostro candidato sindaco Andrea Pilante, e se avete tempo ricordatevi Tessitore. Grazie. Grazie consiglia, ora Alfredo Gaglione. Grazie. Buonasera a tutti, mi presento, mi chiamo Alfredo Gaglione e sono un candidato della lista Uniti si può fare, che vede come candidato al sindaco l'architetto Andrea Pilante. Svolgo ogni giorno il mio lavoro con dedizione, in quanto sono indipendente del Ministero degli Interni e come tale mi sento il dovere di difendere i diritti che tutelano tutti i cittadini. Il mio lavoro in passato mi ha portato a vivere lontano da qui, ma in cuor mio la voglia di tornare alle mie origini non è mai stata... Di tornare alle mie origini non è mai andata via. Sono molto legato al mio paese, alla nostra Cricignana, ed è per questo che sono qui stasera. Tanto è stato fatto in questi 5 anni dalla uscente amministrazione, ma tanto bisogna ancora fare. Credo che per portare avanti qualsiasi progetto bisogna innanzitutto portare avanti le proprie idee. Si crede concretamente, idee realizzabili. I nostri avversari politici, e ripeto, avversari politici, perché nella vita di tutti i giorni personalmente non porto rancore a nessuno, parlano di cambiamento. Il nostro gruppo si incentra sulla concretezza. Uniti si può fare, non è solo un nome, né tantomeno uno slogan. Siamo persone i cui sono uniti, che hanno unito le proprie potenzialità, le proprie conoscenze per poter fare qualcosa di concreto per il nostro Paese. Il mio esplicito compito consiste nella difesa del cittadino ed è per questo motivo che questa sera mi incentrerò sulla difesa dei suoi diritti e sulla salvaguardia della sicurezza. Vi elenco alcuni punti del nostro programma. Trasparenza e maggiore partecipazione del cittadino alle scelte che coinvolgono la nostra comunità attraverso referendum comunali, propositivi, consultivi e abrogativi che andremo a regolamentare nella prossima legislatura. La creazione di comitati di quartiere che si faranno portavoce delle esigenze di ogni singola zona del nostro Paese, favorendo così l'aggregazione e una collaborazione costruttiva tra cittadini e amministrazioni. Sarà di certo una forte spinta per nuove opportunità lavorative l'avvento della cosiddetta area vasta, di cui il nostro Paese si vanta di essere il capofila. Bravo. Ma quello che più mi preme è incrementare la sicurezza del nostro Paese. La sicurezza è una delle questioni più sentite dalle persone, per cui va trattata con la massima attenzione e competenza. Va ottimizzata attraverso l'accrescere di una proficua collaborazione con le forze dell'ordine già presenti sul territorio e l'impegno da parte nostra al potenziamento del gruppo di volontari della Protezione Civile e della Polizia Municipale, in modo da poter gestire in maniera più responsabile anche il sistema di sorveglianza già presente e che sarà perfezionato con l'installazione di nuovi apparati nei punti più sensibili del Paese. La tecnologia è un potente alleato delle forze dell'ordine, ma di certo gli strumenti non possono sostituire gli uomini ed è per questo che sarà doveroso
indire un bando al fine di assumere nuovi vigili urbani. Avremo modo dunque di essere più incisivi contro lo sversamento illecito di rifiuti che avvengono ogni giorno sul nostro territorio, adottando controlli a tappeto, adottando controlli a tappeto e sanzioni severe contro i trasgressori, tutto ciò per tutelare il nostro ambiente, la nostra salute e per stare più vicini a chi si impegna quotidianamente a preservare il nostro territorio. Questi e tanti altri progetti nati da idee e non da libri delle favole, né tantomeno di quelli di Saviano. Tutto ciò si potrà realizzare, ovviamente con il vostro consenso, che qui questa sera io vi chiedo e che favorirà questa magnifica squadra, composta da persone oneste, garantiste e spinte da un'energia positiva. Concludo citando una frase di un mio idolo, colui che ha scritto la storia nel nostro paese, Giovanni Falcone. A questa città vorrei dire, gli uomini passano, le idee restano, restano le loro tensioni morali e continueranno a camminare sulle gambe di altri uomini. Mi raccomando, domenica votate la lista numero 2, se possibile la preferenza Alfredo Caglioni. Grazie. Grazie Alfredo, ora Domenico Carosone. Buonasera, buonasera a tutti, sono l'ingegnere Domenico Carosone, sono candidato con la lista numero 2, Unitissimo Fare. Com'è bella stasera la piazza, tutta gremita di cricinese. Ringrazio Vincenzo Santagata. Grazie. Ringrazio Vincenzo Santagata per l'invito del comizio di martedì, perché ha mostrato a tutti un momento del mio impegno civico in questi anni. Vince, io lo rifarei altre 1000 volte, così come la scelta di non volerti mai sindaco a Cricino. Vince, tu dici che la tua lista non è stata calata dall'alto, e sono d'accordo con te nel senso del non troppo in alto. Infatti lo sanno tutti che la tua lista è stata calata dall'alto, diciamo più o meno all'altezza di quella terrazza. Vittorio, io non sarò di certo un eroe, ma nel mio piccolo ho combattuto tutte le mie battaglie, tutte le battaglie che stavano a cuore alla popolazione di Cricignano. Io c'ero e tu dov'eri. Quando io ho perso notte e giorni fuori al presidio, fuori all'ecotransiter, e tu dall'alto della tua arroganza e del ruolo di consigliere di opposizione che non ricoprivi, che cosa hai fatto? Nemmeno un'eruzione hanno posto. E perché non l'hai fatto? Perché l'ecotransiter ti stava a cuore. Io non accetto lezioni di coerenza da chi un giorno dice di essere nel PD e nell'altro giorno dice di essere nei giovani del PD, a convenienza. Non essere geloso se nel movimento mi considero, mentre a te e nel tuo partito ti considero come un fantasma politico. Parli di restituzione dell'identità. E no, caro Vittorio, tu ai cricinianesi devi restituire 20 anni di dignità politica. 20 anni di dignità politica. Caro Vittorio, oltre alla scuola di politica, ti offro io la vera scuola che ti manca, quella dell'umiltà. Scusate cittadini, stasera non volevo scendere allo stesso livello. Questa sera voglio esporvi quello che più mi interessa, quello che è interessato da me dal primo momento in cui mi è saltata in mente questa folle idea di candidarmi. Perché voglio dare una svolta al modo di fare politica cricignano, una politica costruita dal basso e non da un piedistallo. Bravo! Una politica che sappia ascoltare, che sappia essere solidale verso i bisognosi, una politica di contenuti, una politica che non rimanga indietro nessuno.
una politica che dia soluzioni concrete, una politica che vi renda felici. Ho passato la mia campagna elettorale esclusivamente sui contenuti e chi ha avuto modo di seguirmi sui social ha avuto il quadro completo delle nostre linee programmatiche. Vi invito quindi a rivisitare la mia pagina Facebook e quella degli altri candidati della lista del Cambiamo, così avrete un metro di giudizio fra quelli che sono i nostri contenuti e il loro nulla. Scusate, per questione di tempo e per lasciare spazio anche agli altri, vi parlo di un solo punto stasera del programma elettorale, a cui sono legato anche dal punto di vista professionale. Il punto è quello legato alla gestione dell'ufficio tecnico che rappresenta il volano di ogni buona amministrazione. Noi abbiamo l'obiettivo comune di renderlo ancora più efficiente, rapido e soprattutto pronto ad incrementare il numero di finanziamenti per riqualificare il nostro territorio e potenziare le opere di urbanizzazione. Per raggiungere questo obiettivo ci siamo prefissati di ripartire l'ufficio tecnico in più settori, scindendo l'area dei lavori pubblici e dotandolo di strumenti tecnologici e di personale altamente qualificato, specialmente in europrogettazione. Inoltre procederemo alla digitalizzazione degli archivi e alla presentazione telematica delle pratiche edilizie, al fine di snellire e velocizzare il rilascio dei permessi. Importantissima sarà la nuova funzione di supporto, consulenza gratuita e agevolazione ai cittadini per la presentazione di pratiche volte al risparmio energetico e alla rimozione delle coperture in amianto. Caro ingegnere perbenista della lista del Cambiamo, le leggi non vanno interpretate, ma vanno solo applicate. E l'architetto cavaliere ha sempre rispettato tutti i crismi di etica e professionalità. E questo te ne dice quello che ha strappato il curriculum fuori al comune. La matematica non è un'opinione, ma la vostra malafede sì. Voglio concludere la mia campagna elettorale con due ringraziamenti speciali. Il primo, utilizzando la citazione di Benigni durante la premiazione degli Oscar. Ringrazio la mia famiglia per avermi regalato la cosa più importante, la povertà. E il secondo ringraziamento va a Carmela, una donna speciale. Ti amo, Carmela. Grazie a tutti per l'attenzione e il 10 giugno votate la lista a Omelli Sloftare con Andrea Guilante sindaco e con preferenza Domenico Carusone. Grazie Domenico e ora Giacomo Di Ronza. Buonasera a tutti, benvenuti. Grazie di essere intervenuti questa sera al comizio conclusivo della lista numero 2 Uniti si può fare con candidato sindaco l'amico Andrea Quilante. Comizio di chiusura di questa campagna elettorale che ci porterà al voto di domenica prossima e mi auguro che grazie al vostro supporto, alla vostra fiducia ci condurrà alla vittoria, la vostra vittoria. Un saluto, come di consueto, va a tutti i componenti della lista numero 1 e al candidato sindaco. Il candidato sindaco, Vincenzo Santacata. Caro Vincenzo, con tuo sommo dispiacere io sono ancora qua. L'altra sera, nel corso del tuo inconcludente, come d'altronde stasera, intervento, sotto l'aspetto politico ovviamente, dicesti, riferendoti a quanto detto da Moretti durante il nostro comizio di apertura di questa campagna elettorale, che ti saresti aspettato da parte di due candidati della nostra lista l'abbandono del palco. Chiaro riferimento al sottoscritto e all'amico Nicola Cristiani, il quale già ci è tornato su questo argomento nel suo intervento. Quali componenti del Consiglio Comunale sciolto per i fatti che tutti conosciamo. Innanzitutto credo che sia corretto, che non sia corretto, non partire dall'inizio. Bisogna sempre partire dall'inizio, in tutte le cose, soprattutto quando si raccontano dei fatti, perché diversamente non ci si capisce, i ragionamenti sarebbero lunghi e non va bene, soprattutto per i cittadini che ascoltano.
Le cose bisogna dirle, raccontarle con precisione, caro Vincenzo, altrimenti penso che sia meglio stare zitti, credo che sia meglio tacere. Ci si fa sicuramente più bella figura. Vincenzo, non puoi non aver sentito quando quanto detto da Moretti non è stata altra che una reazione rispetto ad un'azione precedentemente verificatasi nel corso del vostro primo comizio. Non puoi far finta di non aver sentito, Vincenzo. Vedete, cari concittadini, il problema è sempre lo stesso. Purtroppo, quando si parla e non si riflette, inevitabilmente si creano delle incomprensioni. La riflessione purtroppo non è una dote in possesso di molti, in quanto se si riflettesse per bene, però, prima di affermare determinate cose, si eviterebbero una marea di problemi, dicerie, speculazioni, provocazioni e anche reazioni come quella di Andrea Moretti. Capisco perfettamente, Vincenzo, la tua provocazione, il tuo voler sforzarti all'inverosimile al fine di voler far passare chissà quale messaggio sibillino quando affermi che dovevamo lasciare il palco. E per quale motivo poi? Onestamente non l'ho compreso. Comunque andiamo avanti. Vedi, Vincenzo, lo dico con un pizzico di presunzione, mi sia consentito. Sottoscritto è una persona seria, troppo seria. Perché se volessimo soffermarci, e cito testualmente le tue parole, per i fatti che tutti conosciamo in riferimento allo scioglimento, ti assicuro che non dovevamo affatto scendere, né io né Nicola Cristiani, da questo palco. Anzi, è proprio l'esatto contrario. Ma la tua era una chiara provocazione e in quanto tale ritengo che non meriti né risposta e né di essere e né di soffermarmi più di tanto su questa cosa. Bravo! Dicevi l'altra sera gli unici superstiti di quello scioglimento. E qui non può non entrare in scena il vocabolario della lingua italiana, che non ho con me stasera, cari amici e concittadini, nemmeno per fare scena, perché al sottoscritto non piace fare le sceneggiate, non mi è mai piaciuto e non mi piacerà mai. Mi sono semplicemente però limitato a trascriverne il significato. Superstite alla Vincenzo, no, superstite che sopravvive o è sopravvissuto ad altri o è scampato a una sciagura, a un evento a cui altri hanno trovato la morte. Vedete, cari amici, cari concittadini, mai e poi mai mi sarei aspettato di ricevere un complimento del genere da un mio avversario politico in piena campagna elettorale, a pochi giorni dal voto, per giunta poi candidato sindaco, il quale dovrebbe essere la maggiore espressione della lista a noi avversa. Mai mi sarei aspettato una cosa del genere. Grazie, Vincenzo, ti ringrazio pubblicamente. Ti ringrazio pubblicamente perché con la tua affermazione sui superstiti hai perfettamente certificato che gli altri sono tutti morti, come tra l'altro è sotto gli occhi di tutti, politicamente parlando ovviamente. Effettivamente sembrava la fine del mondo, ancora qua, è già, parafrasando una strofa di un pezzo del grande Vasco Rossi. Caro Vincenzo, io sono ancora qua. Dicesti di volerti confrontare sui temi all'inizio del tuo intervento l'altra sera. Ma quali temi? Sei ritornato sulla internalizzazione dei tributi. Avete parlato solo di questo, della piscina comunale, di via San Dondone Abate, e su questo avete improntato la campagna elettorale. Non avete detto e non hai detto perfettamente niente in merito alla internalizzazione dei tributi locali. Dicesti che la critica, che poi non era affatto la mia una critica ma bensì una constatazione, ti era sembrata alquanto futile.
Personalmente ritengo alquanto futili quel miscuglio e groviglio non ben definite di motivazioni da te addotte in riferimento a come intendi internalizzare questo servizio. Bravo. Dicesti che il grosso era caricare i dati, ma veramente facciamo? Ma veramente pensi che i cittadini siano cretini, scusate il termine? Ma che dobbiamo scalare l'Everest? Il grosso è caricare i dati, ma per cortesia. Non hai detto niente in merito a sta cosa, alle eventuali ingiunzioni fiscali, all'eventuale ruolo coattivo. Ti sei semplicemente limitato a dire il grosso è il caricamento dei rifiuti, la grossa fatica, la definisti. Poi dicesti che volevi dare consulenze esterne a delle società per fare il supporto all'accertamento e riscossione dei tributi. Vedete, Vince, tu sei ancora consigliere comunale di opposizione e credo che sicuramente lo risarai il 10 sera, consigliere comunale di opposizione. Ma dovresti sapere che presso la stazione appaltante è in la gara per la internalizzazione dei tributi, l'oggetto è proprio supporto alla riscossione e accertamento dei tributi locali. Quindi di che parliamo? Parli di dare una consulenza esterna ad una società per fare il supporto. Tra le altre cose, la gara che sta presso la stazione appaltante, dovete sapere, al di là di quello che vi hanno raccontato, o quantomeno che vi ha raccontato Vincenzo da questo palco, per quanto riguarda il tributo in autoliquidazione, e mi riferisco alla TASI, il cittadino e quindi la società che si aggiudicherà questo servizio non percepirà un euro. Quindi, ma di cosa vogliamo parlare? Non dobbiamo far passare messaggi diversi. Parli che ci sarebbe un risparmio enorme da parte della cittadinanza. Non hai spiegato i modi, i termini e niente. Non è possibile pigliare in giro i cittadini facendo populismo da questo palco dicendo che internalizzando i tributi l'unica fatica è il caricamento dei dati eccetera e che i cittadini risparmiano soldi. Non è vero, non è possibile, questo non avviene dalla sera alla mattina. Noi diciamo chiaramente che in un triennio il tempo per previsto per la gara in essere alla stazione appaltante porremo in essere tutti gli atti previsti dalla legge affinché detto servizio sia internalizzato e a quel punto effettivamente ci sarebbe e ci sarà un risparmio per le tasche dei cittadini. Non voglio dilungarmi più di tanto perché il tempo è tiranno. Vi invito tutti domenica prossima a votare la lista numero 2, a far sì che Andrea Guidante il giorno 10-11 veramente, perché dopo la mezzanotte scatta un nuovo giorno, sia sindaco di Gricignano. Bravo! e considerato che lo dicono tutti, se vorrete, con molta umiltà e se vi fa piacere, scrivete di Lonza. Grazie e buonasera a tutti. Grazie Giacomo e ora Gianluca Di Luise. La lista dei votanti. No, mi trovo nel sabato, no, ci sta. L'intervento era, diciamo, un po' più lungo, però per una questione di tempi e anche di rispetto della norma cerco un po' di abbreviarlo. Buonasera a tutti, innanzitutto. Siamo giunti oramai al termine di questa campagna elettorale. Rispetto alla precedente, per me è stata molto più faticosa, al di là delle maratone che mi vengono addebitate. Ma sono soddisfatto del lavoro svolto e mi scuso se non sono riuscito a raggiungervi tutti, ma è stato un onore entrare ancora una volta nelle vostre case. Bravo! Fin dall'inizio abbiamo cercato di farvi capire i nostri intenti, abbiamo cercato di spiegarvi l'indirizzo politico e amministrativo che intendiamo dare al Paese. Infatti il nostro programma è nato dal dialogo, dalla discussione talvolta anche accesa, perché appassionata, tra persone con diversa sensibilità,
ma determinate al conseguimento dell'interesse del bene comune. I nostri avversari hanno cercato di dipingere Gricignano come una realtà invecchiata e sconfitta, quando invece, dopo un periodo estremamente buio, dovuto al noto scioglimento per infiltrazione camorristica, Gricignano è riuscito a risorgere, ritornando alla legalità e soprattutto alla progettualità. Bravo! Infatti, il nostro sindaco attuale e il nostro futuro sindaco, se ci darete fiducia, vi hanno elencato già tutto quello che è stato fatto ed è in cantiere per Gricignano. Realizzazione di nuovi inoculi nel cimitero, al fine di far fronte non solo alle richieste di concessioni, ma anche per favorire la manutenzione di quello esistente, la riqualificazione della villa comunale, il completamento della zona VIP con la infrastrutturalizzazione della stessa, con la creazione di strade, marciapiedi, area verde e la distribuzione delle reti tecnologiche. Lavori di riqualificazione del sistema fognario, sia in via Campotonico, via Fermi, via Nenni, via Sauro, via Orientale, per eliminare l'annoso problema degli allagamenti. Il campus, un'opera che rappresenta una risorsa di crescita economica, sociale e culturale dell'intera area, favorendo anche la creazione, che potrebbe anche favorire la creazione di un centro di aggregazione e di accoglienza per meglio gestire l'integrazione della nostra comunità con la base NATO. Il recupero del bene confiscato, che ospiterà una biblioteca e un laboratorio multimediale, che potrebbe e dovrebbe essere sicuramente utilizzato dai giovani e dagli studenti di Gricignano. Opere quindi già in una fase avanzata di progetto e di esecuzione. Proposte concrete, improntate alla buona politica e al buon governo e finalizzate a garantire lo sviluppo e la crescita economica. Domenica ogni cittadino esprimerà un voto libero, che nasce dai suoi ideali ma soprattutto dalle sue capacità di comprendere dove c'è concretezza e dove esistono proposte concrete e invece dove c'è nulla. Cittadini, non badate a coloro i quali nel nome di un presunto cambiamento vogliono solo restaurare vecchi poteri, costruendo comitati d'affari finalizzati solo ed esclusivamente al proprio interesse. Abbiamo assistito a una campagna elettorale dei nostri avversari sfarzosa, in pieno stile Casa Monica, con carri che giravano per il paese con manifesti giganti. Ad un certo punto ci aspettavamo solo l'elicottero che lanciava i volantini. Niente di meno che nel giorno della processione del Corpus Domini, attaccati ai balconi c'erano più striscioni dei vostri candidati che coperte. Noi invece crediamo nella libertà di voto, quella utile alla democrazia. Consentitemi una riflessione personale prima di concludere. Nello scorso comizio della lista avversaria ho notato un accanimento su di me, parlando esclusivamente del sottoscritto per tratti, utilizzando anche spezzoni di video tagliati apposta per screditarmi. Ma questo mi fa onore. Mi onora perché quando si parla di qualcuno vuol dire che io, vuol dire che lo si tiene in considerazione. Non al caso, nel primo comizio il sottoscritto non ha parlato proprio del candidato sindaco dell'altra lista. Bravo. Pure perché voi veramente credete che è la lista di Santa Gata? D'altronde, come avrei potuto parlare di una persona che è alla sua quarta campagna elettorale e che per ben due volte non è riuscito nemmeno a superare la quota di 80 voti? Se non sbaglio, l'ultima volta ha preso proprio 71 voti. Guarda casa, 71. Inoltre nel 2012, giusto per ricordartelo,
caro Panzacata, sei stato la mia ruota di scorta, anche perché se non avessi rifiutato la candidatura a sindaco offertami dal precedente sindaco sciolto per infiltrazioni camorristiche, probabilmente non era nemmeno prevista una tua candidatura considerato il tuo peso elettorale e io sarei quello attaccato alla poltrona, proprio tu che per colpo della poltrona sei diventato un perdente cronico. Non voglio perdere tempo in polemiche sterili e senza senso, un pensiero però voglio spenderlo anche al PD. Si è parlato di coerenza. Secondo me la coerenza è comportarsi come si è e no come hanno deciso altri che si nascondono all'ombra di cipressi in mezza provincia, non a caso proprio tutti a guida del PD. Domenica vi invito a non essere serdi, ma a conservare la vostra dignità e soprattutto la vostra libertà. Ringrazio ancora una volta Andrea Guilante e Andrea Moretti. E vi chiedo un ultimo sforzo, domenica 10 giugno votiamo tutti insieme la lista Uniti si può fare e come preferenza scrivete Gianluca Di Luisi. Ed ora il nostro candidato sindaco l'architetto Andrea Guilante. Vittorio Platinetti, prima di uscire ho chiesto a mia madre, ha detto stai bellissimo, niente di meno Platinetti. Comunque non voglio perdere tempo, altre cose da dire, non mi voglio perdere a rispondere a questo picchiacolluccio. Voglio innanzitutto ringraziare tutti i candidati della lista Uniti si può fare che hanno contribuito moltissimo a quello che domenica sera sarà sicuramente un successo. Un ringraziamento particolare a Gianluca e a Jim, perché con i quali abbiamo chiuso immediatamente un accordo che ci ha portato poi a costruire una lista competitiva. E non poteva mancare un ringraziamento a colui che rappresenta la storia politica amministrativa del nostro paese e che è l'onore di avere in lista, e cioè il 4 volte sindaco dottor Andrea Moretti. Loro non hanno fatto un passo indietro ma un passo al lato. Beh, la campagna elettorale è stata per me scadente, lo dico apertamente, non mi è piaciuta, quella di 5 anni fa è stata sicuramente superiore, perché i nostri avversari non hanno voluto confrontarsi sulle proposte, sui progetti, su quello che c'è da fare per la nostra comunità. Hanno preferito nascondersi sempre dietro il solito slogan, cambiamo, cambieremo, ma è finita la campagna elettorale, non ho ancora capito questi che cosa vogliono cambiare, ci sarà tempo per capire. Non avete fatto niente, va bene, un'altra bugia. Perché ho realizzato una serie di video per dimostrare quello che è stato fatto, quindi non è vero che non abbiamo fatto niente, è una bugia colossale. Veramente ne potevo fare pure un'altra decina, ma non ho avuto il tempo. Quindi una serie di sciocchezze e di bugie che vanno raccontando. Per quanto riguarda poi invece la campagna elettorale, loro l'hanno impostata essenzialmente sul ruolo di opposizione che non hanno saputo o voluto fare in questi 5 anni seduti in Consiglio Comunale a riscaldare le poltrone. E quindi una litania, ogni comizio, sempre la piscina, via se non ne abate, la zona A, ci avete! E per questi problemi, per queste criticità, per queste problematiche, che cosa prevedete? Questo è il loro programma. Cioè, della piscina non prevedono nulla, non lo sanno. Si deve aggiustare la piscina, aspettiamo un finanziamento. Di via San Antonio Abate continuano a fare video e barchette, poi qualcuno si offende che gli do dell'imbecille, ma nel loro programma non c'è niente, non risulta via San Antonio Abate. Quindi che cosa volete fare? Non si sa. Poi parlano della zona ASI, bene, lo sapete che loro sono legati al Partito Democratico, non c'è una parola su una eventuale fuoriuscita dall'ASI, almeno dite che volete restare, non dite nulla, mai nulla. Per quanto riguarda la zona NATO invece
Stasera per la prima volta ho ascoltato un candidato parlare della polizza, perché loro non ne parlano. Io quello che ho detto agli abitanti, ai nostri concittadini di quella area, di quella zona, lo confermo totalmente, sia per quanto riguarda la causa in corso per l'incasso della polizza, sia per quanto riguarda il riscatto del diritto di proprietà. Per cui posso affermare tranquillamente che il candidato avvocato Andrea Barbato di quella storia non ha capito assolutamente nulla. Se la polizza non è stata incassata in tempo, perché non si rivolge ai due riscaldatori di panche in Consiglio Comunale Vittorio e Sant'Agata? Perché non ce l'hanno mai sollecitato? Lo vuole sapere adesso. Che cosa facevano in Consiglio Comunale Sant'Agata e Vittorio? Di questa polizza loro non ne parlano. Sembra quasi vietato. Okay. Vabbè, comunque, diciamo che per quanto riguarda il programma elettorale loro, possiamo dire che onestamente avrebbero fatto meglio a copiarlo come 5 anni fa. Si parla di shortlist, ancora si insiste con queste shortlist, una cosa aberrante veramente. Si parla di una illegalità annunciata, prima si propone la shortlist e nello stesso tempo si dice di favorire i professionisti locali. Ma come si può? Una shortlist è aperta a tutti i paesi d'Italia, se arrivano 20 tecnici da Marcianise, come puoi andare dal dirigente che la scorre in base alle sue esigenze, in base alle professionalità, come puoi imporre di chiamare il cricinianese? Questa è una illegalità annunciata, incompetenza, bugie. Il protocollo d'intesa, Sant'Agata suggerisce di ricattare l'imprenditore nel consegnargli la concessione edilizia, quindi si fa un'altra ingerenza gravissima, si va dal dirigente e si dice non dargli la concessione se questo non firma prima il protocollo d'intesa. E poi per assumere quali operai? Quelli che hanno votato la tua lista? O vogliamo aprire un ufficio di collocamento locale? Incompetenza, approssimazione. Vabbè, degli atti di inciviltà ha già parlato il sindaco, voglio solo ricordare la ingenuità del candidato Daniello che nel esprimersi qui dal palco, nel parlare, ha praticamente distrutto l'operato dell'assessore alla pubblica istruzione, cioè dell'amico Attilio Guida, che come esponente del Partito Democratico, forse la signora Danilo non sa che fa parte della sua lista in questo momento. Per non parlare dell'operato dell'assessore Alfonso Bonanno, anche quello proprio va bene. E dunque, ingenuità, bugie, approssimazioni, ingenuità, incompetenze in un tripudio di tromboni. Anche Fidel Castro riempiva Plaza della Revolución con milioni di operai, tutti i suoi dipendenti, che faceva arrivare in piazza con dei pullman, li raccoglieva in tutte le province dell'isola, li portava in piazza regalando loro una colazione a sacco. Salvo poi all'indomani licenziare tutti quelli che non avevano partecipato. Poi per questa questione dello scioglimento, diciamola tutta, consegniamo alla storia una verità. Com'è andata? Dopo lo scioglimento, senza entrare e senza fare polemiche, il sindaco di allora e anche quello di attuale, diciamo Andrea Lettieri, che cosa pensò? Pensò di abdicare e di passare il potere al suo principe Vittorio De Cardone. E nel farlo convocò tutti i suoi consiglieri della sua amministrazione, perché in quel momento era all'apice, quindi li convocò tutti nella sua tenuta di caccia e gli chiese di fare un passo indietro. Perché? 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 Che poi questa serata è passata alla storia come la strage di Mignano Montelungo. E chiese loro di fare un passo indietro, qualcuno, come abbiamo sentito, non morì. E sta ancora qua. E chiese loro di fare un passo indietro. E perché questa richiesta? Perché le acque erano torbide e quindi
per calare il suo principe in una lista doveva creare un ambiente sereno, ovattato, insomma, per tutelarlo, e quindi chiese a tutti di farsi da parte. Bene, lo seguirono, non tutti, ma qualcuno lo seguì. Però adesso ci ritroviamo, perché poi sono tornati all'ovile anche Buonanno e Guida, no? Hanno passato, hanno subito una seconda decapitazione, ma sono andati pure loro con la parte. E quindi la lista numero uno è formata in questo modo: sindaco Andrea Lettieri, Lettieri padre, Lettieri figlio, Russo padre, Russo figlio, diretto, diretto, Barbato Dello Maggio, Giuliano Giuliano, Guida Munno, Buonanno Buonanno, sono sempre loro, che non è cambiato niente, che ti hanno cambiato questi! E perché questi due hanno subito una seconda decapitazione? Perché erano già stati decapitati, no? Non andava bene neanche più i figli. E perché? Perché il principe Vittorio, durante la campagna elettorale, si era sbilanciato nel dire mai con nessuno di questa maggioranza. E il padre l'ha accontentato. Vincenzo, tu che c'entri in questa storia? Tu ti sei trovato abbassato da quelle parti, e hanno detto, beh, fai il sindaco. Ma non c'entri nulla! Non sei riuscito a mantenere neanche l'impegno che avevi da due anni con l'amico Attilio, non sei riuscito neanche a candidarlo, alla fine gli hai detto vai a parlare con la bomba, che io non comando niente. Ti rendi conto? E parli di poltrone. Ma perché tu la giunta la fai all'impiedi? È ovvio che sì, ci dobbiamo nominare assessori, dice sia sempre la stessa cosa, non riuscite ad andare avanti. Ma poi tu quale poltrona vuoi dare agli altri, già tanto se riesci a mantenere la tua. E va bene, di questo scioglimento direte, beh, due stanno pure nella vostra lista, però noi candidiamo gli originali, non abbiamo bisogno di mimetizzare, la vostra è una lista camouflage, camuffata. Loro stanno qua, ci mettono la faccia, non hanno nulla da temere, non sono stati raggiunti da alcun provvedimento di incandidabilità o di ineleggibilità. Stanno qui, si propongono. Questa è una lista di persone autentiche, non c'è nessuno dietro di loro né sopra di loro. Siamo noi, questi siamo noi. Bene, voglio concludere, se c'è ancora un po' di tempo, volevo rispondere anche alla questione. Sì, lo faccio lo stesso. Per quanto riguarda i terreni ASI, io mi ricordo anni fa quando l'ASI espropriò i terreni di mio padre a 8 euro, nessuno disse niente, 8 euro al metro quadro. Quando andavo nel Partito Democratico mi dicevano sì, il prezzo è giusto perché dobbiamo favorire lo sviluppo e l'occupazione. Va bene. Dopo qualche anno l'amministrazione Lettieri raggiunse un accordo con Impreco ed ASI e la portò a 20 euro. E nel Partito Democratico criticavano il prezzo troppo alto, dobbiamo favorire gli imprenditori. E adesso che l'ufficio valuta un terreno ASI di proprietà del comune a 30 euro, Attilio si è alzato e ha ritenuto il prezzo altissimo. Ma vi rendete conto? Ma vi rendete conto? Di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di quei limitoni di campagna, in tutto è un moggio di terreno che l'hanno valutato, l'ufficio si è rivolto all'ASI e l'ASI ha fatto una valutazione. Non siamo noi a determinare il prezzo, noi abbiamo detto sì a vendere quei terreni perché abbiamo bisogno di risorse per sistemare le vostre strade, solo questo abbiamo fatto, il prezzo lo ha determinato l'ufficio rivolgendosi all'ASI. E quando è che vogliamo uscire da quest'ASI? È quello il punto. Abbiamo svenduto, che cosa abbiamo svenduto? Quella delibera di Carinaro non può fare testo perché un ufficio non può rivolgersi a tutti i comuni del consorzio ASI e vedere a quanto hanno ceduto. Ha chiamato l'ASI e l'ASI ha dato quel prezzo, tra l'altro 7 euro sono pure per l'ASI, oltre ai 29,90. Vabbè, comunque questo è giusto per rispondere a questa questione che noi avremmo svenduto, non abbiamo svenduto niente, è l'ASI che ci ha imposto questo prezzo e l'ufficio lo ha applicato. Poi voglio concludere, ormai sono un poco fuori tempo, la campagna elettorale è finita, sono pure un poco stanco, devo dire la verità. E loro hanno improntato tutta la campagna elettorale sulla spavalderia, no?
mostrare i muscoli, abbiamo vinto 2.000, 3.000 voti, cioè io nelle case ho trovato un'accoglienza formidabile. Non è così, vedremo che cosa succederà, io sono molto fiducioso. Voglio solo aggiungere una cosa, 6 anni fa, 5 anni fa, ho detto che vi avrei raccontato tutto e l'ho fatto, ok? Sono stato 5 anni della mia vita che ho dedicato completamente a questa comunità, raccogliendo le istanze sia sui social ma anche qui in piazza personalmente. Ho cercato di accontentare tutti, non sempre ci sono riuscito, ma sono stato sempre a disposizione di tutti. Penso di meritarvi. Voglio fare anche un ringraziamento a mia sorella Vittoria, che mi ha aiutato moltissimo in questa campagna elettorale e che è stata accusata di orologi di scambio. Questi orologi valgono 30 centesimi, è solo un pensierino per i suoi alunni. Voi portate ben altro nelle case della gente. Grazie a tutti e domenica tutti insieme votate la lista numero 2, uniti si può fare e si farà. Buonasera.